Veramente posso lasciare questo povero villaggio? C'era una volta in un villaggio una bella ragazza di nome Amanda che viveva con sua madre in una piccola casa malandata. La madre di Amanda lavorava duramente per farla crescere e coccolarla. Essendo stata coccolata fin da piccola, Amanda era nota per essere arrogante e viziata. Mentre camminava con un cesto di pane in mano, molte persone parlavano male di lei. Guardate, cammina in punta di piedi perché non vuole sporcarsi. È inguardabile. Mi dispiace tanto per sua madre a casa. Deve avere il cuore spezzato per quanto siano inutili i suoi poveri e incapaci figli. Amanda andò subito a casa. Si tolse il mantello, lo gettò a terra e lo calpestò. Poi si arrabbiò con sua madre. D'ora in poi non andrò mai più al mercato e non lascerò che parlino di me alle mie spalle. Non sono affatto migliori di me. Se potessi calpestarli come calpesto questo mantello, lo farei. Amanda, oggi ho calpestato il mantello che ho fatto per te, proprio come tu hai calpestato il mio cuore. Se davvero non vuoi più stare con me, puoi andartene. Posso davvero lasciare questo povero villaggio? Sì. In città c'è una famiglia ricca che purtroppo ha perso la figlia. Dal momento che ti hanno vista, si sono commossi perché eri identica alla loro figlia defunta. Poi si sono anche offerti di adottarti. Se non vuoi vivere con una madre povera come me, sei libera di andare. Finalmente cambierò la mia vita. Non dovrò più vivere in questo povero villaggio. Amanda fu veramente adottata da una famiglia molto ricca che la trattava bene. Viveva felicemente in una grande casa con molti domestici. Un giorno, mentre Amanda stava pulendo la sua stanza, i suoi genitori adottivi bussarono alla porta. Amanda, dovresti andare a trovare tua madre. Le manchi molto. Sì, ho preparato un cavallo per te. Non dimenticare di fare attenzione lungo la strada. Anche se Amanda non voleva, doveva comunque tornare a trovare sua madre per evitare che notassero le sue cattive maniere. Pertanto finse volentieri di accettare e tornò da sua madre. Quando arrivò lì, si sentì in imbarazzo nel vedere sua madre in abiti stracciati che raccoglieva legna da ardere. Ora che sono una nobile signora, come potrei tollerare una madre così povera? Ci pensò un attimo. Amanda prese il cavallo e abbandonò la sua vera madre. Amanda, la mia cara Amanda! I genitori adottivi di Amanda le comprarono tanti bellissimi vestiti e scarpe per Natale. Grazie mille, sono la persona più fortunata! Le prepararono anche un enorme albero di Natale decorato con scintillanti palline colorate. Le piaceva molto, così tanto da guardarlo ogni giorno. È così bello! D'ora in poi la mia vita sarà piena di felicità! Amanda, il Natale si avvicina. Ho preparato un cesto di pane delizioso, così che tu possa portarlo a tua madre. Puoi anche andare a casa a trovarla. Deve aver sentito molto la tua mancanza. Anche se Amanda non voleva, di fronte alla madre adottiva, doveva comunque fingere di essere obbediente. Sì, ti avrei anche chiesto il permesso di andare a trovare mia madre. Ma tu hai preparato tutto con cura per me in anticipo. Sei la persona migliore del mondo. Sei proprio una brava ragazza. Sbrigati o farai tardi. Ieri c'è stata una tempesta di neve. La strada è molto scivolosa, quindi è impossibile andare a cavallo. Amanda salutò la madre adottiva e prese il paniere. Durante il tragitto camminò con rabbia sulla punta dei piedi nella neve. Che sfortuna! Perché mai dovrei tornare in quella casa fredda e stracciata invece di stare nella mia casa calda? Oh cielo, questa strada innevata mi congela i piedi e per di più mi sporca le scarpe! Era infastidita. Aveva i piedi freddi e le scarpe sporche. Amanda guardò il cestino del pane che aveva in mano e le venne un'idea. Mise il pane a terra e lo calpestò per evitare di sporcare le scarpe e di raffreddarsi i piedi. Ma quando mise il piede sul terzo pane, improvvisamente scivolò e cadde dritta in una grotta buia dove c'era il demonio. La caverna era così buia, aveva un odore cattivo che fece rabbrividire Amanda per la paura. Dove mi trovo? Chi mi ha trascinato qui?
Amanda aveva appena finito di parlare quando l'intera grotta si illuminò improvvisamente. Poi un demone grande e feroce apparve di fronte a lei. Ecco la malvagia peccatrice. Il cibo è un dono di Dio, eppure tu osi calpestarlo. Dimmi, perché calpesti il pane in quel modo? La neve è così scivolosa e sporca. Se non avessi calpestato il pane, le mie bellissime scarpe si sarebbero sporcate. Inoltre, mia madre non potrà mai mangiare tutto quel pane. È sola in quella povera casa. Ne prendo solo un po' e a mia madre basterà il restante. Non solo stai calpestando il pane, ma sei una ragazza così sleale che calpesti anche il cuore di tua madre e rifiuti anche di ammetterlo e di accettare le tue colpe e disprezzi il cibo. Ora dovrai seguirmi per pagare il prezzo di ciò che hai fatto. Poi il demone afferrò la mano di Amanda e con una vampata di fumo nero la trascinò verso l'inferno. Arrivati all'inferno, il demone portò Amanda in una stanza buia, che aveva al suo interno un grande specchio. A causa delle cose malvagie che hai fatto, dovrai trasformarti in una statua di pietra, stare in questa stanza, guardare in questo specchio magico e ascoltare i rimproveri di tutti quanti. Il demone scomparve, lasciando Amanda sola nella stanza buia. Il suo corpo era incapace di muoversi e aveva ai piedi i pezzi di pane. Amanda rimase lì e giorno dopo giorno ascoltò tutti i rimproveri che la gente gli rivolgeva. Era estremamente stanca e affamata. Tuttavia il suo corpo era rigido e non poteva nemmeno chinarsi per prendere un pezzo di pane sotto i piedi per mangiarlo. A quel tempo i genitori adottivi e la madre biologica erano molto preoccupati per lei. Mentre cercavano Amanda, un abitante del villaggio gli riferì tutti i sensi di colpa che aveva avuto Amanda per le sue malefatte. C'è una ragazzina prepotente che non apprezza il cibo. Ha persino calpestato il pane per non sporcarsi le scarpe e per non raffreddarsi i piedi. Per questo è stata punita da Dio. Che ragazza spregevole! Dopo aver sentito questo, la madre di Amanda si sentì in colpa per lei e allo stesso tempo si arrabbiò anche. Cadde a terra, piangendo. Amanda, perché continui a ferirmi? Se non hai bisogno di una madre, anche io non avrò più bisogno di te. Sentendo i lamenti di tutti e le parole della madre, Amanda piangeva ed era in preda al panico. Mamma, mi dispiace, mamma, non lasciarmi. Così rimase nella stanza ad ascoltare tutti i rimproveri. Ma la cosa che le faceva più male era che non sentiva più la voce di sua madre. Finché un giorno, quando l'immagine della madre di Amanda apparve sullo specchio, riuscì a risentire la sua voce. Amanda, povera figlia mia, anche se mi hai fatto molto male, non potrei mai lasciarti. Non riusciva a sentire la voce della madre perché non voleva che la figlia sapesse del suo dolore. Mamma, ti prego, sono stata molto avida. Mi merito una punizione per il resto della mia vita. Caro Dio, ti prego, perdona Amanda. Mi prenderò io la punizione per lei. Amanda vedeva la madre malata e non poté fare nulla. Poteva solo rimanere immobile a guardare la madre piangere di rammarico. In quel momento, il Dio si commosse per il grande amore materno della madre, così perdonò i peccati di Amanda, trasformandola in un uccello bianco. Amanda volava tutti i giorni verso il villaggio da sua madre, le portava un fiore e lo metteva davanti alla porta per regalarglielo. Raccoglieva ogni pezzo di pane che le persone le davano, ma ne mangiava solo un po' e il resto lo dava agli altri uccelli affamati. Rimase a guardare gli uccelli che mangiavano soddisfatti e si rese conto che il cibo era un dono prezioso che Dio faceva alle creature. Aveva sbagliato a calpestarlo senza cuore. Si pentì molto e promise a se stessa che avrebbe fatto buone azioni e avrebbe apprezzato di più il cibo. In quel momento apparve di nuovo il demone davanti a lei. Ragazza, finalmente hai capito il senso della vita e hai corretto i tuoi errori. Dio ha accettato di perdonarti, così potrai tornare a casa da tua madre. Dopo aver detto questo, il demone agitò la mano. Una luce avvolse Amanda e tornò ad essere umana. Corse felicemente a casa e abbracciò sua madre.
Da allora, Amanda cambiò completamente. Non era più un materialista. Visse in armonia con tutti e si prese cura di sua madre per il resto della sua vita.